Angelo Forgione. Buongiorno signori, buongiorno a lei. Viva la France, viva la France, viva la France. Ma viva Libero, che fa più schifo di quello spot satirico francese. Bravo, anche questa è discriminazione. Bravo, facciamolo fare a chi ha bisogno di voti o di like, noi non abbiamo bisogno. E poi nessuno però veramente va a fondo con quelle merdache dei Libero che hanno titolato "Il virus conquista il sud", ma con un tono trionfale, trionfalistico, no? Ma con intento di ammazzare il turismo, questa è la cosa più grave. Qui c'è proprio dolo pesante, altro che satira francese. Sai che non c'era arrivato io a questo? Cazzo. Ma Gianni, stanno dando proprio il peggio, stanno dando tutti il peggio. Questo coronavirus sta cacciando il peggio degli italiani. Comunque, vabbè, lasciamo stare. Tu però, tornando alla gag della pizza, pure quella potevano risparmiarsela, no? Proprio, mamma mia. Allora, i francesi sono così, vanno oltre. Quando devono fare satira fanno queste portate. Che hai pensato di quella satira là? Che hai pensato? Ma guarda, devo dire la verità, me l'hanno segnalato domenica mattina, quindi prima che esplodesse, sono passati due giorni. Ma io quando l'ho visto ho detto, dai, lo vuoi commentare? Ho detto, no, mi sta venendo il vomito solo a guardarlo, sì, quindi preferisco non pubblicarlo voglio far venire il botto a stomaco a chi mi legge. Allora, Sorbillo ha detto, la Francia ci restituisse prima la Gioconda e poi parlamma. No, Gino ha sbagliato in questo senso, perché la Gioconda è un fatto storico che si è rubata, insomma, 500 anni fa fu venduta dallo stesso Leonardo al re di Francia e quindi legittimamente al Louvre. Vabbè, ma non è questo il problema, è solamente un dipinto, oggi è diventato tra i più noti, ma è solamente un dipinto. Poi ce ne sono circa 250 che la Francia non ha restituito all'Italia dei furti napoleonici. Fece l'inventario di tutte le opere napoleoniche che furono sottratte all'Italia e la metà sono rimaste in Francia. I francesi, prima di sputare sulla pizza il coronavirus, dovrebbero restituirci circa 250 dei furti napoleonici. La cosa simpatica, che noi napoletani forse non sappiamo neanche, è che quando Canova si recò in Francia per scolpire il ritratto dell'imperatrice, Napoleone gli disse una cosa molto interessante: aveva già rubato tutto. Testualmente lo leggo, è riportato tutte le cronache dell'epoca. Il centro è qui sì. Tutti i capolavori antichi. Non manca che l'Ercole Farnese che è a Napoli, me lo sono riservato per me. E Canova gli rispose con vena patriottica: Vostra Maestà, lasci almeno qualche cosa all'Italia. I monumenti antichi formano collezioni a catena con una infinità d'altri che non si possono trasportare né da Napoli né da Roma. Abbiamo al Museo Archeologico Nazionale un immenso tesoro che addirittura Napoleone lo voleva portare a casa e gli è rimasto, diciamolo alla napoletana, un gun. Ecco, quindi la risposta colta che un napoletano deve dare alla Francia è: o francese, L'Ercole Farnese ti è rimasto un gun. Vai! E io e Forgione vi diciamo, andate a vederlo, visto che ce l'abbiamo noi, no? Giusto? Assolutamente. Perché altrimenti poi rimane un gun pure a noi. Grazie Forgione! Grazie. Buona giornata.